Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questa quarta ed ultima conferenza che per iniziativa del Festival con la Fondazione Rossini si tengono in parallelo con le rappresentazioni teatrali. E innanzitutto voglio ringraziare tutto questo pubblico che segue queste conferenze con costanza e attenzione, perché per noi sono un fatto molto significativo, ci consentono come fondazione di rappresentare un po' il senso e il contenuto del lavoro che facciamo, di entrare nel merito di tanti aspetti che magari a un ascolto disattento possono sfuggire. Si va a teatro, anche se poi a teatro ci si fa trasformare, ci trasportare dalle emozioni, quindi anche cose che non si capiscono arrivano comunque. E questa mattina presentiamo un libro su Domenico Barbaia, l'autore Philip Eisenbeiss, e con noi ne parlerà. Lo presenterà Reto Müller, che come sapete è un collaboratore della Fondazione Rossini, un profondo conoscitore di tutta la documentazione che riguarda Maestro, e con Sergio Ragni è quello che ha consentito, abbiamo parlato ieri in una bellissima conferenza, di tornare a pubblicare un volume importantissimo dell'epistolario, dove tra l'altro ieri siamo stati deliziati dalla lettura di una lettera proprio di Barbaia a Rossini, anche particolarmente, diciamo così, esemplificativa del rapporto che c'è tra i due personaggi. Quindi buon ascolto, grazie ancora e arrivederci al 2017. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente per questa breve introduzione. Ieri a tarda notte i vertici della Fondazione Rossini hanno deciso affidare a me il compito di introdurre il nostro relatore di oggi, non so bene perché, forse per alcune coincidenze biografiche. Se io sono un ex ferroviere diventato rossiniano a pieno tempo, lui è un banchiere, diciamo, fallito, non economicamente, per carità. Ma fallito nel senso che aveva intenzionato, lui da appassionato della lirica, una carriera da cantante, che poi invece ha deciso che è meglio non farla, Meno male, forse gli hanno anche consigliato. Comunque lui si è reso conto che non è il caso, che è meglio fare il banchiere. E effettivamente fa il headhunter, il cacciatore delle teste, a Hong Kong. Questo è molto, molto particolare. Un altro particolare biografico tra di noi, io sono svizzero, come sapete, anche Philip è svizzero, almeno noi parliamo insieme in Schweizerdeutsch, in svizzero tedesco, ma lui ha una biografia più complessa. Il suo padre è tedesco. La madre americana, è nato in Germania ma è cresciuto a Berna, quindi un cosmopolito nato che infine si è trovato a Hong Kong, dove vive da 25 anni. 25 anni. 25 anni a Hong Kong. Quindi anche linguisticamente è bravissimo perché sa tutte le lingue. Scrive in inglese, il suo libro l'ha scritto prima in inglese, poi è stato tradotto e oggi ve lo presenta in italiano. Ecco, una volta lasciata la carriera da cantante, ha comunque seguito la lirica e si è imbattuto in questo personaggio, Domenico Barbaia, che era pure un headhunter, un cacciatore di teste, ma non di teste della finanza, ma appunto del canto. Barbaia, come sapete, come sentirete, era il più grande fiutatore di cantanti e di compositori. E quindi Philip ha trovato in Barbaia qualcosa che assomiglia a lui.
ha constatato presto che non esiste biografia di Barbaia. Questa era la cosa più sorprendente di questo personaggio al quale dobbiamo in una certa maniera Rossini. Abbiamo avuto forse un romanzo o qualcosa in più, ma nessuna biografia. Infatti è molto difficile reperire anche dati su di lui, ma questo ve lo dirà Filippo. L'importanza di Barbaia per Rossini è ovvia. Io non credo che Rossini non sarebbe diventato il compositore più importante del primo 800 senza Barbaia, ma lo sviluppo sarebbe andato molto diverso, perché se non ci fosse stato Barbaia a Napoli, con tutta la macchina operistica che funziona lì, certamente l'opera italiana del primo 800 avrebbe preso una strada molto diversa, e quindi dobbiamo a Barbaia il Rossini come lo conosciamo. Ecco, io lascio a te il podio e grazie di essere venuto e di presentarci questo personaggio straordinario. Grazie Presidente, grazie Alberto. Prima di tutto, per piacere, perdonate il mio italiano molto modesto. Non ho scritto questo libro in italiano, la traduzione non l'avrei potuto fare. Ma cominciamo un po' di vocabolario, direi. Già so che voi sapete tutti che quello che vuol dire il bel canto, ma mi piace la storia, una storia vera. Io vado a Salisburgo tutti gli anni a vedere il festival e 2 anni fa ho visto la prima del Trovatore con Annabel Trepco e Placido Domingo, e alla uscita c'era una coppia tedesca e il marito ha detto alla sua moglie: "Ah, Gertrud, questo era una serata di bel canto puro." Ma giustamente no. Verdi non è bel canto, Trovatore sicuramente non è bel canto. Invece, e voi lo sapete, ma lo dico per quelli che forse non sanno, che è il periodo fra il 1790 fino al 1830, quando i compositori Rossini, Bellini, Donizetti, Mercadante, Pacini hanno scritto per quelle voci un po' uniche, che avevano l'agilità, la flessibilità, la possibilità di cantare quelle fioriture. Invece sicuramente non erano i tenori di forza, non erano scritto, i compositori non hanno scritto per Mario del Monaco o Franco Corelli, erano per voci molto diverse. Ma dunque, impresario, quando noi parliamo di impresario oggi, pensiamo a una cosa molto prestigiosa, che gli impresari qui, come il sovrintendente Magliotti, per esempio, o Peter Gell da New York, pensiamo a una cosa, una persona di importanza e una cosa positiva. Ma nel fondo la parola impresario nel senso originale non è positiva. Impresari avevano una reputazione un po' mala. Vi spiego, la storia è quella: nell'Ottocento e Novecento esistevano teatri dappertutto in Italia, ogni città aveva un teatro che apparteneva a un re, un principe, una famiglia ricca, perché il teatro era un po' il centro culturale, ma anche era il centro sociale. La gente andava molto spesso al teatro, non soltanto per vedere uno spettacolo, ma anche per vedere i suoi amici. Era dunque un po' il club centrale della città per riunirsi, per vedere amici. Dunque era prestigioso, ma i proprietari non volevano gestire il teatro loro, dunque hanno organizzato una gara d'appalto e hanno cercato un impresario. L'impresario vincente era un uomo d'affari, ha assunto un rischio commerciale, un rischio finanziario. Questo è diverso oggi: l'impresario di oggi è un impiegato, francamente. Dunque, questi impresari hanno ricevuto dei doveri, o hanno avuto doveri e diritti. I diritti, forse, hanno ricevuto una dote, che era un sacco di soldi che potevano spendere come volevano.
hanno ricevuto tutti i ricavi, tutti gli introiti della biglietteria, tutti gli introiti degli abbonamenti, che infatti era un'invenzione italiana, gli abbonamenti non esistevano in Germania o in Inghilterra a quest'epoca, e anche tutti gli introiti delle altre attività commerciali del teatro. Forse del ridotto hanno affittato a un ristorante, un bar o per le nozze, le balle, eccetera. Dunque, questi erano i diritti. I doveri erano grandi, dovevano pagare da suo per i compositori, per i cantanti, per i musicisti, i ballerini, i costumisti, anche per la polizia, perché c'erano molte risse nell'ambito del teatro con la gente un po' ubriaca, era un po' un casino, no? Dunque è ovvio che questo modello non funzionava bene e molti impresari sono falliti, infatti sono andati in bancarotta. Dunque impresario, senso negativo, ma tutto ha cambiato con questa persona. Con Domenico Barbaia ha cambiato tutto l'immagine e tutta la reputazione di un impresario. Dunque vi spiego un po' la storia. Domenico è nato nel 1777 a Ponte Sesto, vicino a Milano. I suoi genitori erano braccianti, contadini, hanno lavorato nelle risaie vicino a Milano. Domenico non aveva educazione, quasi non poteva leggere, quasi non poteva scrivere, come già sappiamo. Il suo linguaggio era terra-terra, direi. E quando era giovane è andato a Milano a cercare un lavoro e ha cominciato in un caffè nel centro delle città. Il centro era già La Scala, che era il centro sociale e culturale della città, e da fronte della Scala c'erano tutti i caffè. Dunque lui ha cominciato in un caffè dei virtuosi, si chiamava, e i caffè si facevano molta concorrenza all'epoca alla base del prodotto, non ancora del prezzo come oggi. E lui ha fatto una invenzione di una nuova bevanda, che era un miscuglio di caffè, panna, cioccolate, che è diventato la Barbaiata, che esiste ancora, infatti. Credo che Cova a Milano lo vende a 18 euro, una cosa pazzesca. Ma esiste certamente quasi cappuccino, non direi, ma un frappuccino come le fanno a Starbucks, per esempio. Dunque, questo non ha fatto dinero con questo, sicuramente era impiegato, cameriere, ma per la sua reputazione era una buona cosa. Dunque le cose hanno cambiato a Milano, i francesi sono venuti e nella Scala hanno cominciato il gioco d'azzardo, che era nuovo. Delle volte lo hanno fatto nel passato, ma gli austriachi non volevano il gioco d'azzardo. Per i francesi era altra cosa, loro volevano perché dovevano finanziare l'invasione dell'Italia, francamente. E Barbaia ha visto un po' la gente che veniva, andava, era interessante per lui, e ha cominciato a lavorare nella sala dei giochi, nel ridotto della Scala a Milano. Lavorava come mettiere, come croupier, ha fatto bene il suo lavoro e dopo poco tempo ha chiesto all'impresario, un signore Ricci, di concedergli un subappalto per il gioco d'azzardo. E Ricci ha detto sì, perché no, e ha ricevuto un subappalto per soltanto un anno, per soltanto il gioco d'azzardo, non aveva niente da fare con il teatro. E ha fatto molto bene. In questo anno Barbaia ha introdotto un nuovo gioco, che era la roulette. Aveva imparato delle roulette delle truppe francesi, e era una novità e ha fatto una fortuna. E con questo ha cominciato un po' la grande fortuna di Domenico Barbaia, che era gioco d'azzardo. Dopo lui ha cominciato una società con alcuni soci, sempre con lo stesso modello. Dove andavano i francesi, andavano loro, per aprire sale di giochi nei teatri, nelle città francesi. Dunque, questo aveva molto successo. E quando Napoleone è andato al sud, a Napoli,
anche Barbaglia è andato. Perché Napoli? È facile dimenticare oggi che Napoli era la città, la seconda grande, più grande città dell'Europa dopo Parigi. Il regno di Napoli era l'ente politico più grande dell'Italia, aveva molta importanza. Ma soprattutto Napoli aveva una dipendenza totale al gioco d'azzardo. Tutti giocavano, i anziani, i giovani, i ricchi, i poveri, i militari, i clerici, tutti scommettevano. Dunque per Barbaglia era il paradiso, era perfetto. Il re era il re Giuseppe, dunque il fratello di Napoleone. Lui doveva mettere un po' d'ordine in questo caos e ha chiesto a Barbaglia di prendere quasi il monopolio del gioco d'azzardo a Napoli. Ha cominciato in un caffè meridionale e dopo al San Carlo. Dunque con questo ha cominciato la seconda fortuna che ha fatto Barbaglia, con il gioco d'azzardo nell'ambito del San Carlo, che era il teatro più grande e più importante, molto più grande e più importante della Scala anche, dell'Italia. Dunque, Barbaglia qui ha fatto bene, ha cominciato tutto il gioco d'azzardo e dopo pochi anni ha visto, guarda, il teatro forse è interessante. E ha chiesto, adesso era il secondo re Gioacchino Murat, dunque che era il marito della sorella di Napoleone, ha chiesto per l'appalto per il teatro, anche per la sala dei giochi. Con questo ha cominciato il modello impresariale di Barbaglia. Con il gioco d'azzardo ha fatto i soldi. Con il teatro spezzo tutto. È un po' questo che vediamo oggi, la difficoltà. Ma questo funzionava molto bene, perché con tutti questi soldi ha potuto alzare il livello del San Carlo, ha potuto pagare per i buoni cantanti. All'apice controllava i teatri dappertutto, sempre con lo stesso modello. Controllava 4 teatri a Napoli, 2 dopo a Milano, anche a Vienna. Aveva molto successo. Ma questo modello gli presentava 2 sfide. Sfida numero 1, materiale. Aveva bisogno di nuovo materiale. Come già ho detto, la gente andava spesso al teatro e non volevano vedere le stesse opere. Questo è diverso. Oggi andiamo sempre, non a Pesaro, ma a Parigi, New York, tutti vanno a vedere le stesse opere, Carmen, Aida, sempre la stessa cosa. Ma nell'Ottocento, Novecento volevano vedere cose nuove, opere interessanti. Dunque avere compositori nuovi era importantissimo. E in questo contesto Barbaglia ha scoperto un po' Rossini, sono d'accordo con te, anche senza Barbaglia Rossini avrebbe avuto una carriera molto importante, ma lui ha cominciato con Barbaglia e per l'epoca delle opere serie di Rossini è un momento molto importante. Anche sicuramente Barbaglia ha scoperto Bellini, che ha lavorato, che era un studente ancora nel conservatorio di Napoli, e altri, ha lavorato con tutti, infatti Pacini, il cantante, Donizetti più tardi, ma sempre questo modello aveva bisogno di nuovo materiale e questi compositori, quelli compositori non erano cari ancora, erano all'inizio. Con Rossini, giustamente, era una relazione interessante, ma anche era una relazione finanziaria. Erano veri soci, perché Rossini ha ricevuto una percentuale degli introiti del gioco d'azzardo. Dunque, Barbaglia era già ricco, Rossini è divenuto anche abbastanza ricco grazie al gioco d'azzardo. Dunque, la seconda sfida è un po' i cantanti. I cantanti erano carissimi e, come già ho spiegato, lui ha dovuto pagare da suo per i cantanti. All'inizio ha invitato una Teresa Bellot che veniva di Milano, ma era cara, no? Come modello non funzionava bene, già posto che lui doveva pagare da lui. Dunque
fatto un'altra cosa, ha organizzato una gara, un po' una competizione con giovani cantanti. I giovani cantanti, quando erano buoni, talentuosi, ha offerto un contratto lungo, 5 anni, delle volte forse delle volte 3 anni. Durante questo periodo ha fatto tutto per il cantante, ha pagato un stipendio regolare tutti i mesi, ma niente di più. Per un cantante questo era interessante. Ma durante questo periodo Barbaglia ha fatto la promozione, il marketing, l'educazione, la formazione, tutto per i cantanti. E così il prezzo del cantante è alzato subito, e quando avevano una certa nomea, una reputazione, Barbaglia ha potuto quasi affidare quei cantanti a altri teatri. La differenza del prezzo era per Barbaglia, non era per il cantante. Dunque, anche questo modello funzionava bene, poteva costruire questo cartello di cantanti con Luigi Lablache, Donzelli, Rubini, tutti i grandi cantanti erano il suo cartello, era una scuderia. Ma la stella più grande, infatti, era Isabella Colbran. E Isabella Colbran, voi conoscete tutti, Isabella Colbran era forse la Callas dell'Ottocento e Novecento, la cantatrice più importante, e sicuramente Barbaglia aveva una relazione molto intesa con Isabella. Noi pensiamo che avevano un romanzo che durava un tempo, ma era una donna molto intelligente. Dopo pochi anni ha lasciato Barbaglia e ha sposato Rossini, e conoscete tutti la storia. Dunque, per Barbaglia non era un problema, lui aveva altri progetti. Soprattutto, Barbaglia aveva cominciato una ditta di costruzioni. Sembra un po' strano, ma lo ha fatto perché aveva una passione per la costruzione. Ha fatto i palazzi dappertutto a Napoli, a Mergellina, Ischia, la Via Toledo, e anche ha cominciato con gli edifici pubblici a Napoli, che era interessante. E gli edifici pubblici era come contratto, già come oggi, è una cosa interessante dal punto di vista finanziario, e sembra un po' stridente come ha potuto ottenere quelli contratti. Si spiega così: i francesi già sono andati, i Borboni sono tornati, il re Ferdinando era tornato la seconda volta già, e il re Ferdinando era un po', direi, come Barbaglia. Non aveva molta educazione, non ha, sì, ha potuto leggere, ma non troppo bene, non gli è piaciuto che gli altri leggessero. Aveva soltanto 2 passioni, la caccia e l'opera, niente di più. Dunque, i due andavano molto bene insieme, era una relazione molto, molto bella. E nel 1816 c'è stato un incendio, e questo è l'incendio del San Carlo, che è molto conosciuto, tutti hanno scritto su questo, era una cosa traumatica per tutta la città, ma soprattutto era traumatico per il re, perché il San Carlo era attaccato direttamente al Palazzo Reale e quasi ha bruciato tutto, ha distrutto quasi tutto il palazzo, ma meno male, no? Ma per il re era un disastro. Come faccio con il teatro? Come ricostruire? Chi ha avuto il contratto? Ovvio, no? Barbaglia. Non solo sapeva gestire un teatro, ma anche poteva fare la ricostruzione. E la ricostruzione si è fatta in 8 mesi, che è un miracolo, e si parla ancora oggi di questo. Era impossibile, sarebbe impossibile oggi, no? I sindacati e tutto i problemi di lavoro. Dunque era fantastico, e direi che questo è un po' l'apice della vita, della carriera di Barbaglia, dopo aver ricostruito il Teatro San Carlo. Dunque, le cose cambiano. Nel 1820 c'era un governo un po' di interim, no?
e i Borboni non erano lì e loro hanno vietato il gioco d'azzardo. E con questo tutto ha cambiato. Una volta che Barbaia non aveva gli introiti, i ricavi del gioco d'azzardo, era difficile per lui. Anche devo dire, aveva la concorrenza, altri impresari hanno cominciato, Lanari, Merelli, che avevano molto successo anche loro. E per Barbaia il suo impero era troppo grande e poco a poco ha perso un po' i soldi e è diventato molto difficile per lui. Nel 1841 è morto di un infarto e il suo funerale era notevole. Ci sono state 3.000-4.000 persone. I giornali dappertutto in Europa hanno scritto su questo, perché già il telegrafo esisteva. E adesso, 180 anni più tardi, Barbaia è dimenticato. E la tomba non si trova. Abbiamo tentato tutto per trovare, non abbiamo trovato. E come già Reto ha detto, che non esiste un libro su di lui. E per questo ho scritto questo libro che io pensavo che era una persona molto interessante, con una storia divertente. E per questo l'ho scritto. E in inglese era interessante, in inglese aveva molto, era interessante, si è venduto bene, ma in Italia molti giornali hanno scritto su questo, e soprattutto anche che sei un straniero scrivi su Barbaia è un po' strano, ma ha avuto un successo molto bello. Vi ringrazio molto di invitarmi e spero, se avete domande, posso contestare. Per piacere. La domanda che mi viene spontanea è se tu racconti di Barbaia, che come buon bancario finanziario prende in mano il teatro, lo fa solo per interessi economici o era anche un po' un appassionato della lirica? Cosa sappiamo su questo? Io direi che era un uomo da fare, niente di più. L'opera all'epoca era una cosa molto attrattiva, quasi molto sexy, un po' come oggi la gente vuole lavorare a Hollywood, nel cinema. Era un'industria molto interessante, attrattiva, ma non credo che aveva una passione per la musica, sicuramente non poteva leggere la musica, sicuramente. Non ha capito quello che hanno fatto, non sapeva quello che era bello o meno bello, ma aveva un fiuto per il talento. Ha visto immediatamente chi può scrivere le cose che si vendono, la musica che si vende e i voci che sono popolari o sono i cantanti talentuosi. Dunque, questo è un po' il cacciatore di testa. Era un cacciatore di talenti. Musicale non era, e non credo che era appassionato della musica. Sì. Può mostrarci meglio il rapporto di Barbaia con i figli, soprattutto per i primi e l'ultima fase? Grazie. Sì, era una relazione, sì, difficile. All'inizio erano amici, sicuramente. Hanno lavorato molto bene insieme a Napoli questi 7 anni che Rossini è stato a Napoli, era un'amicizia di lei. Più tardi era il problema che forse con Isabella Colbran, sicuramente Barbaia non era contento, ma questo non era il problema. Avevano dei problemi soprattutto sulle composizioni del Setto Zelmira, il testo originale, chi ha il diritto, e anche aveva un caso legale tra i due,
che ha durato durante molti anni, al finale si sono riappacificati, ma la relazione era, io direi che non era la stessa. All'inizio buona, più tardi no. E anche è facile dimenticare che Barbaglia all'inizio era un uomo molto importante, Rossini no, ma al finale Rossini era molto conosciuto, era indipendente, ha vissuto a Parigi, era la stella della musica, e Barbaglia già era un po' più vecchio, un po' più dimenticato, dunque la relazione è cambiata. Grazie Marcella, ringraziamo per tutti di questo lavoro su Barbaglia, che per me rossiniano costituisce anche una fonte di documentazione importante. Credo che sia interessante e divertente per il nostro pubblico anche avere questa qualche informazione sul carattere di Barbaglia, sì, che viene delineato in modo anche molto divertente. Grazie. Dunque, Barbaglia era una persona un po', io direi oggi, direi un po' volgare, sicuramente. Il linguaggio, come ho detto, terra, un po' rosso, non ha potuto esprimersi bene, non ha scritto bene. Quando si legge le lettere, scrive delle cose che non direi qui in pubblico. Sì, è un linguaggio molto volgare, non sapeva la scrittura con la puntualizzazione, un grande piccolo, sempre ha parlato di Mariolo, Coglioni, era così, ha parlato, era una persona volgare, ma anche questo era un po' il suo, aveva il suo incanto, era un po' così anche, era molto diretto, aveva problemi con la gente, ma dopo 5 minuti già tutto era dimenticato. È una persona molto, direi, con temperamento un po' attivo. E ci sono tante storie, ho scritto su quelle storie di Barbaglia che non conosceva, non conosceva la musica, e gli artisti del teatro hanno fatto un po' dei giochi con lui. Per lui, come ho detto, era un gioco, tutto questo era una maniera di fare i suoi soldi, era un commercio. E nelle storie sono leggendarie, oggi si parla più, quando io ho cominciato, le storie divertenti di Barbaglia tutti conoscono, no? Si scrive molto su quelli. Molte storie non sono vere, sicuramente sono un po' inventate, che lui è diventato un po' leggenda, ma per questo ho cercato un po' a vedere quello che è vero, quello che è inventato, e poco a poco, dopo pochi anni, le storie diventano più grandi, più esagerati, ma nel fondo io credo che era un uomo semplice, che voleva fare i soldi, e l'opera era un po' la strada per lui, per la sua carriera. Vita privata. Una bella domanda, perché la sua vita privata era un po' strana, direi. A Milano aveva una moglie e aveva due bambini. Quando lui è andato a Napoli, ha lasciato la moglie a Milano, che non è mai andata a Napoli, non credo che è mai venuta. I bambini sì, un figlio, Pietro e Carolina, la figlia. La figlia era molto amica anche di Rossini. Rossini ha scritto un pezzo anche per Carolina, una piatta, però. Ma la relazione con la donna, non si sono divorziati sicuramente, ma la relazione era fredda, e forse l'ha vista 2 o 3 volte a Milano, ma niente di più. I bambini hanno avuto una famiglia, esiste ancora una famiglia Barbaglia, sì, e questo è divertente, che a Napoli c'è un dentista che si chiama Domenico Barbaglia, che
alla sorella Maria Esther, che è gente simpaticissima, ma con Barbaia non sanno molto, non esiste niente, non esistono lettere, non esiste foto, non esiste quasi niente. Ma questa è la linea diretta, sì, la linea diretta di Pietro. Sì. Non si è mai interessato di politica, oggi forse lo farete secondo me. A Milano ho fatto un discorso un mese fa e una persona del pubblico ha detto: sicuramente oggi Barbaia sarebbe Berlusconi. non sa ne dirlo. Per lui, anche per la politica, per lui è la stessa cosa che la musica, se ne fregheva, no? E là. Francese, bene, austriaco, bene, Borboni, bene. E soltanto lui ha cambiato un po', non credo che aveva una condizione politica, era soltanto con chi poteva lavorare, questo era importante. Sì, molto utile. C'è un proverbio che comprato in Spagna che si mangia. Ah sì. Sì, sì. Si riconosce per trovare la documentazione. Sì, la documentazione era difficile. Quando io ho cominciato non ho trovato niente e francamente non ho pensato a scrivere un libro. Era per me una curiosità. E ho scoperto un professore a Napoli che si chiama Paolo Maione, che ha un conservatorio a Avellino, e lui ha scritto due o tre cose accademiche molto serie sul modello empresariale di Barbaia. Qui ho cominciato. Dopo lui mi ha presentato agli archivi a Napoli, che sono incredibili, davvero è come un film, si vede per gli archivi delle banche di Napoli, e sembra stranissimo ma fantastico. Ho trovato delle cose lì, non tanto. Devo dire che la fondazione di Rossini era molto utile, soprattutto le lettere e documenti di detto Sergio e Bruno Cali, dove ho trovato direi la maggioranza. Ma anche Barbaia era molto litigioso, dunque questo nei tribunali si può trovare molto. Aveva sempre una cosa, ha portato tutti in tribunale, cantanti, compositori, amici, questo esiste, questo è interessante, ma la maggioranza delle fonti erano secondarie, perché non ha scritto, la famiglia non aveva niente, assolutamente niente, e sempre fra gli altri. Stendhal, scrittore, ha scritto molto su di lui, Rossini, Chiara, Pacini ha scritto molto e altri cantanti hanno parlato di lui, Donizetti ha scritto su di lui, e attraverso gli altri artisti si può trovare, è un po' come un puzzle, no? Si mette insieme un'immagine della persona, ma questo era difficile e alla volta era un po' interessante, perché con i pochi fonti si poteva fare un'immagine più o meno corretta, spero. Beh, ah, sì. Vorrei tornare sopra alla prodigiosa ricostruzione del San Carlo. Barbaia si occupava di edilizia normalmente, come non mi risulta, e in che modo ha messo insieme la prodigiosa impresa edile è capace di ricostruire un teatro studentesco più fastosi, più ricchi come tutto l'Europa in soli 8 mesi. È positivo, sappiamo tutti che dopo l'incendio del febbraio del 16 il teatro riapre nel gennaio del 17, 11 mesi dopo, 8 mesi solo per ricostruirlo. È una sempre un inizio inesplicabile di che razza di impresa edile disponibile a riuscire a mettere su Barbaia, tenendo anche conto che i problemi economici non c'erano, perché le comunità
che non c'erano, come c'era da fatto, oggi non c'era un controllo, tutte le definizioni burocratici, anche tenuto conto di tutto questo, a volte mi sono qualcosa di fantascientifico. Sì. Come fece a mettere su un'impresa del nulla in questo genere? Grazie, dunque non posso spiegare tutto, ma sicuramente con la ditta di costruzioni che lui aveva molta esperienza, hanno lavorato 24 ore su 24 ore con l'illuminazione qui di fuoco, ma con l'appoggio totale del re che ha voluto assolutamente questo teatro in poco tempo. Ma è successo pazzesco davvero. Anche non solo questo, ma Barbai ha cambiato il teatro anche. Lui voleva un teatro moderno, con forse ne sa che nei parchi avevano le tende, e la gente, quando loro andavano al teatro delle volte, hanno chiuso le tende per mangiare, per vedere i suoi amici chiacchierare. Lui ha eliminato le tende per forzare la gente a vedere lo spettacolo. Voleva o guardano lo spettacolo o vanno al gioco d'azzardo, ma non per essere insieme con i suoi amici. Anche il prodotto di illuminazione moderno, che era ancora argent e quelle cose, era prima del gas. Anche tutta la tecnologia del palcoscenico era il più moderno, e anche questo, come ha potuto fare tutto questo in 8 mesi, è fantastico. C'è anche una cosa che ho trovato, che la Scala ha chiesto a Barbaia, non mi ricordo in che anno, come ha fatto l'illuminazione più centrale senza fare i problemi della vista per il pubblico. Lui aveva una tecnologia lì che aveva sviluppato. Anche altra cosa, Barbaia era un uomo molto, direi, servizio igienico dappertutto. Era la prima volta nel teatro, prima di quello non aveva. Ma lui ha introdotto quello del San Carlo. Lui era un teatro moderno, e per questo ha potuto fare le opere grandi con la tecnologia, come la guida che hanno fatto nel palcoscenico, era molto, molto sviluppato. Sì. Dunque, alla fine della sua vita era un po' triste, aveva speso troppo, sicuramente era un po', ha comprato tutto i palazzi, aveva una collezione d'arte che era molto importante, con Tiziano, Caravaggio, Vanvitelli, ha dovuto vendere. Prima della sua morte ha venduto una parte della sua collezione, e dopo la sua morte i suoi figli hanno venduto il resto. Io credo che al finale avevo dei debiti, non era povero sicuramente, ma aveva un cash crunch, direi, no? Non aveva, sì, aveva ancora i palazzi, tutto questo, ma tutto ha cambiato. Dunque, per la famiglia rimaneva, sì, una piccola fortuna, ma non era la fortuna dal suo inizio, sicuramente. Giustamente questo dentista a Napoli è nato in un palazzo della famiglia Barbaglia, a Bergellina, che loro hanno venduto negli anni 70. Dunque è rimasto un poco, ma non come prima. Contro Rossini. C'era stata una causa, una zona legale. Sì, sì, sì. E giustamente era il score, come si dice, di Zemira, credo, che chi era il a chi apparteneva il score. No? Questo era, ma c'erano altre cose anche. Ma era sempre una cosa di copyright, infatti. Bene.
Ok, in questo caso non c'è più di domande, vi ringrazio molto.